Abbiamo fatto, siamo cresciuti durante la partita, abbiamo fatto minutaggio per tanti giocatori che praticamente erano alla prima partita, no? Completa, vedi Ferrari, vedi Galano, Galano molto bene, un giocatore totalmente recuperato ed è un giocatore importante per noi, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta la disponibilità, poi lui, noi sappiamo che lui ha qualità e può solo crescere, il Lanes in grosso. Veroli e poi insomma queste alternanze sempre fra gli esterni, fra Cancellotti e Zappella che hanno fatto bene, Rasi anche lui molto bene in Sita. Confermi, era importante andare avanti, è importante per chi ha giocato poco mettere minuti nelle gambe, anche Rizzo e quindi nell'arco della partita siamo cresciuti, abbiamo carburato e abbiamo fatto una buona gara. Adesso lei ha parlato bene di alcuni giocatori, però guardando la partita finché diciamo, c'era da indirizzare il risultato, i soliti noti sono apparsi, i soliti noti Ho detto prima, sì. sono Ho apparsi un po'. detto prima, siamo cresciuti durante la partita. Questo può essere anche un fatto normale perché tanti giocatori erano veramente all'esordio oggi, no? Siamo comunque alla terza giornata di campionato. Giocatori come Ferrari entrano in condizione dopo. Nell'arco della partita siamo cresciuti, abbiamo fatto decisamente meglio nel secondo tempo, però è tutto abbastanza normale. Perché poi abbiamo sempre cercato di comandarlo comunque la gara e abbiamo anche creato delle situazioni importanti anche nel primo tempo. No, va bene così perché il passaggio del turno che cercavamo l'abbiamo ottenuto con merito perché non credo che abbiamo rubato nulla, abbiamo messo minuti nelle gambe con alcuni giocatori importanti che sono per noi. Cattiveria, ma la tengo per me. Cattiveria. No. I due attaccanti che sono mancati, come stanno? Ma guardi, Rauti e Marilungo hanno avuto due indisposizioni all'ultimo momento, ma proprio ieri, subito dopo la rifinitura, quindi a fine allenamento. No, dico, c'è chance di Ma recuperare. certo, sono indisposizioni alimentari, cioè virus intestinali, stupidaggine che però ti debilitano un attimo e quindi è successo. Tra l'altro ho dovuto fare giocare Dursi che invece aveva lavorato ieri anche pesantemente perché nel preparare la gara erano quelli i piani, poi abbiamo dovuto cambiare perché Marilungo e Rauti insomma hanno accusato delle problematiche purtroppo. Mister, alla luce di questa partita, volgendo lo sguardo a domenica, insomma, avendo avuto la possibilità di vedere qualche giocatore che aveva giocato poco, insomma, la scelta aumenta, diciamo, comunque ci sono tanti giocatori in tanti ruoli, diciamo, chi ha fatto questa sera minuti, ha messo minuti nelle gambe, potrebbe candidarsi anche per la Certo che categoria. sì, la scelta aumenta, deve essere così, guai se non fosse così, perché io non ho mai pensato di schierare sempre gli stessi 11. Qui si vive sul merito, ripeto, il Lannes e Ingrosso hanno fatto molto bene, anche Veroli, che è un ragazzo giovane ma che ha qualità. Rasi sta crescendo tanto, sono tutte non alternative, sono tutti giocatori potenzialmente, Galano, giocatore recuperato, Rizzo, Giambò, sono giocatori che hanno fatto minutaggio e che saranno importanti, certo che sì, come no? La fascia di capitano per Galano non è stata casuale No, ma lui adesso ha cambiato, voglio dire, è con noi nel nostro progetto e poi l'ho data perché se lo meritava e perché è un giocatore che è da tanti anni qui, quindi per un fatto proprio di anzianità, ma sono contento della partita che ha fatto, ha alzato i ritmi, pur essendo veramente alla prima gara ufficiale, Galano è un giocatore importante, io sono contento che lo abbiamo recuperato, ma da questo momento in poi dovrà ancora dimostrare perché le sue qualità sono tante, sono notevoli. della Cazzino, delle Monache, anche se ha giocato un piccolo spazio. Calmiamoci, non parliamo dei ragazzini, sennò già poi pensa che è arrivato chissà dove, Però come hanno tagliato è stata di Sorrentino, questo portierino è veramente un bel gioiellino. Sorrentino c'ha qualità, certo. Porta molto la sicurezza. Sì, io se posso ultimissima volevo chiederle qualcosa su Vanni Fiori, perché da come toccava la palla si vede che è una categoria superiore, perché non ha carica, non basta con Mazzarano. Poi non so, forse è il temperamento un po' troppo mite, lei pensa che Ma no, può ma non è essere che lì? non è il temperamento mite, Valdifiori è un giocatore che ha un
una certa età che sappia giocare a calcio, su quello non si discute. Il problema è un pochino alzare i ritmi, alzare i parametri di forza, però lui ha grande disponibilità, oggi è stata la possibilità, è entrato. Quindi questo, di più cosa le devo dire? Mister, posso fare l'ultima, anzi posso? 4 vittorie nelle 10 partite ufficiali della stagione, è un discreto bolsino, c'è cioè una buona partenza, immaginiamo, la sogniamo, che cosa significa partire in questo modo? Al di là del fatto che oggi è presto, non si parla di niente, però va bene. Sa cosa penso? Ai 2 punti che abbiamo perso con la dispesa, non a quelle che abbiamo vinto, quelle perché obiettivamente. Perché, ma non è che volevamo fare 5 su 5, quelle che si vincono si mettono da parte. Io guardo tanto a qualche errore che abbiamo commesso, però anche più gravi di noi li hanno commessi, insomma, chi ha guidato la gara, perché poi alla fine, dai, di che cosa andiamo a parlare se vogliamo ritornarci un attimo indietro? Anche il gol di Ferrari annullato, per non dire quello di Dursi, cioè, cosa parliamo? Cioè, parliamo di, vabbè, di bufale che la terna ha preso, forse l'assistente solo, ma non è che la partita è stata tutta lì, qualche errore abbiamo fatto anche noi, ma complessivamente attraverso quegli episodi che non erano episodi, avevamo confezionato noi, perché con azioni, insomma, vabbè. Andiamo avanti perché la strada è molto lunga.